Bilancio che vuol far capire con parole semplici al grande pubblico che cosa una banca di territorio può fare effettivamente per lo sviluppo della zona in cui opera. Un bilancio che parla essenzialmente di sostenibilità. Noi siamo convinti che la ripresa dopo il Covid non può che essere una ripresa sostenibile, una ripresa che non bruci risorse come ha fatto finora la nostra economia, ma che guardi al futuro e alle prossime generazioni. Ma lo facciamo dando l'esempio, spieghiamo stasera che cosa la banca nel 2019 ha fatto per risparmiare energia per avere uno sviluppo compatibile. Un esempio fra tutti, abbiamo sistemato due microgeneratori che utilizzando il gas lo trasformano in energia elettrica e diminuiscono i consumi del 50%. Non è solo un discorso economico, ma è un discorso appunto di sostenibilità, evitare di consumare le energie fossili in maniera eccessiva. È una banca plastic free, abbiamo carta riciclabile, toner riciclabili, quindi abbiamo voluto dare un segnale preciso, un segnale netto che è vero, bisogna andare avanti, bisogna dare nuova occupazione, bisogna sviluppare l'economia, ma bisogna farlo in modo sostenibile. Ecco Presidente, la sostenibilità appunto non come un obbligo ma come un'occasione di sviluppo ormai. È proprio così, l'argomento è questo, cioè noi dobbiamo partire da questo punto di vista. Tutte le nostre attività devono essere rivolte ai risparmi energetici, alla ottimizzazione, ma il Covid su questo ci ha dato molte indicazioni. Si possono fare le cose risparmiando viaggi, risparmiando movimento e nello stesso tempo essere ugualmente incisivi ed uscire ugualmente a produrre ricchezza. Dobbiamo saperlo fare, dobbiamo farlo meglio e un territorio come il nostro che sappiamo è martoriato dal punto di vista ecologico, penso che far partire da Taranto questo messaggio sia particolarmente importante.